Si ritorna alla normalità quasi piena, perché noi non ci siamo mai fermati, come si sa, però proprio in piena primavera ritorniamo alla normalità e proprio oggi c'è un segno tangibile di questo, in quanto abbiamo conservato proprio per la fine della pandemia dei gadget da consegnare ai nostri studenti. Loro sono al centro della nostra attenzione, vorremmo che l'università che vivranno da domattina, diciamo, è quella tradizionale, ma con una marcia in più, una marcia diciamo, di chi vuole riprendere il proprio corso, di chi vuole dare sfoggio alle proprie energie, di chi vuole conquistare il mondo, no? I nostri ragazzi li stiamo stimolando a ragionare in positivo, stiamo creando delle cose importanti per loro, per il futuro che viene dopo gli studi universitari. Quindi, ecco, che riprenda la piena animazione dentro l'università, insieme a tutte le attività che servono ad accompagnare il percorso degli studi, e in questo ci stiamo impegnando moltissimo. Speriamo che, come è avvenuto in questi 2 anni, non ci siano problemi particolari, e per questo ringraziamo l'intera comunità studentesca che ha accompagnato l'Università Mediterranea in questa fase molto critica, mostrando un grande senso di maturità e di responsabilità. Purtroppo il mondo è attanagliato da un problema ancora più grosso in questa fase. Noi speriamo che al più presto ritorni la pace, e da quel punto di vista l'Ateneo ha dato anche la disponibilità a ospitare dei ricercatori piuttosto che degli studenti ucraini con delle borse di studio, conferendo loro anche la possibilità di alloggio, e so che a livello ministeriale si sta organizzando questa attività e noi ci siamo.